Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, rubrica mensile delle basi di Condomani. Nell'ultima puntata abbiamo parlato dei movimenti in generale, quindi rate, giroconti, personali e gestione, e da oggi, quindi per quattro puntate, andremo ad affrontare una di queste sezioni di volta in volta. In particolar modo partiamo dalla più semplice, dai, sono i giroconti. Siamo su un percorso di inclusione alle pendici del Vesuvio. Per quanto riguarda i giroconti, è un qualcosa fra virgolette di semplice, ma può avere tanti scopi, quindi da sapere le funzioni in base. Dopodiché, pian piano, nel corso dell'utilizzo di Condomani, vedrai che lo utilizzerai con tanti scopi. Giroconti è sostanzialmente quando andiamo a prendere del denaro da una cassa e lo andiamo a inserire in un'altra cassa. Tanto denaro esce da una cassa, tanto denaro entra in un'altra cassa. Quindi il denaro in un certo senso ci deve essere, non lo produciamo, non lo riceviamo e non lo diamo, ma lo spostiamo solamente. Ad esempio, anche il panino con broccoli e friarelli napoletani ha il suo perché nel percorso. A livello semplice possiamo dire, no? Come una volta si prelevava il denaro in banca e quindi si parte da una risorsa alla banca a una risorsa a destinazione che sono i contanti. Ti capita ancora nel 2022 utilizzare gli assegni? Bene, quando incassi un assegno lo incassi sulla cassa assegni, non lo incassi sulla banca perché ancora non è stato versato. Quando poi lo versi sul conto corrente, questo assegno quindi transita in banca e di conseguenza c'è un giroconto che vi è tra la cassa assegni e la banca. Comunque, quindi giroconti, diciamo, da una cassa di provenienza a una cassa di destinazione. Tra le funzioni c'è anche il duplica giroconto, quindi tu una volta che crei un giroconto lo puoi duplicare. Anche per i giroconti, come per i movimenti di gestione, trovi la data contabile e la data movimento. Ad esempio, tu quando versi un assegno lo puoi versare una data e poi ne viene accreditato in un'altra data. Nei giroconti puoi caricare un allegato e di conseguenza, ad esempio, la ricevuta del versamento di un assegno o di altro o del prelievo dei contanti lo puoi caricare se vuoi come allegato. L'ultima funzione in base è chiaramente anche l'esportazione della cassa dei giroconti in PDF o in Excel, così se ti può servire la puoi utilizzare. Con i giroconti, diventando un po' esperti, si possono modellare tutta una serie di casi. Ad esempio, acquisto e di farlo in parte con una cassa e in parte con un'altra, allora potresti usare i giroconti. Quindi fai un acquisto con la famosa cassa giroconti, ad esempio di 1000 euro, di cui vai a pagare. La cassa giroconti non è il movimento giroconti, è una solamente noi lo chiamiamo cassa giroconti, cioè la cassa fittizia, ma ne esiste una puntata di questo. E quindi cosa fai? Crei questo movimento e poi successivamente vai ad alimentare questa cassa giroconti con due giroconti. Se ad esempio un po' lo paghi con i contanti, un po' lo paghi con la banca, dalla banca escono dei soldi verso la cassa giroconti e dai contanti escono dei soldi verso la cassa giroconti. Alla fine la cassa giroconti sono usciti 1000 euro per questo acquisto e ne entrano 1000, di cui ad esempio 600 da una parte e 400 dall'altra, e alla fine si svuotano effettivamente di 601 e di 400 dall'altra. I movimenti di giroconto, una cosa importante da notare e da sapere, è che non vanno ad aumentare il consuntivo, perché sono dei soldi che internamente vanno da una parte all'altra. Quindi utilizzando un movimento giroconto non c'è alcun denaro che fa aumentare o diminuire un consuntivo, modifica solamente le casse. Se dovessimo andare a guardare il patrimoniale, nel patrimoniale troviamo tutte le casse, siccome sono dei denari che vanno da alcune casse ad altre, siamo sempre nelle attività in basso a sinistra, nelle attività c'è qualcosa che aumenta e qualcosa che diminuisce dello stesso importo. Non può aumentare di 10 e diminuire di 9, perché un giroconto tanto esce tanto entra. Qualcuno a questo punto potrebbe dire, sì, ma quando vado a prelevare in banco versare un assegno, io ho un assegno di 1000 e mi danno 998, va bene, ci sono dei costi, questo è un movimento di gestione da inserire come costi bancari causa giroconto, ma non è un costo, diciamo, non è del denaro che si perde per il giroconto in se stesso, ma per una spesa bancaria dall'altro lato. Continuiamo con ricotta salata e sempre i friarelli. Le puntate del Condo Podcast base sono ogni lunedì, primo lunedì del mese, e il link qui in sovraimpressione per trovarle tutte quante una di seguito all'altra. Alle pendici del Vesuvio, ma andare sul Vesuvio è ancora più bello, e lì un'altra puntata prima o poi uscirà. Bene, come parola chiave, inclusione. Con il Condo Podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo presto. Intanto voi pensate giroconti che io mi rifocillo.